quelle delle spese condominiali è un argomento sempre scottante e il punto focale di ogni discussione fra inquilini. Per banali malintesi, i livelli di disputa possono raggiungere toni particolarmente aspri. Spesso non è ben chiaro dove finisce gli obblighi dell'inquilino e iniziano quelli del proprietario. L'articolo 1576 del Codice Civile parla di un criterio generale dove il locatore debba eseguire le riparazioni necessarie, escluse la piccola manutenzione. È l'inquilino quindi a dover sostenere le spese di ordinaria manutenzione, mentre la straordinaria saranno a carico del proprietario dell'immobile. La legge sull'ecocanone stabilisce quali sono le spese considerate ordinarie a meno che non vi siano accordi diversi stipulati nel contratto di locazione. Si va dalla pulizia alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, all'acqua, alle forniture elettrica e gestione degli spazi comuni. Stesso discorso per le spese eventuali di portineria. Il concetto della ripartizione è abbastanza semplice. L'inquilino è tenuto a pagare il servizio di ciò che utilizza. Il tema richiede particolare attenzione, poiché evitare di onorare le spese in questione potrebbe consentire al proprietario dell'appartamento di ottenere lo scioglimento del contratto. Sta di fatto che anche il proprietario ha degli obblighi verso l'inquilino. In questo caso, il criterio di ripartizione si implicherà in merito al rapporto contrattuale, del quale resta estranea per l'appunto il condominio e il proprietario, che resterà unico soggetto obbligato in merito alla ripartizione delle spese. In pratica, qualora non vi fosse il pagamento da parte dell'inquilino, l'amministratore potrà agire anche contro il locatore. Se hai bisogno di valutare questi aspetti, capire quali spese tocchino a te proprietario e quali al tuo inquilino, per affittare in sicurezza la tua casa o anche solo per un consiglio in ambito immobiliare, vieni a trovarci, voglio essere il tuo agente immobiliare di fiducia.